fondamentale progetto realizzato, che ha dato anche dei risultati duraturi, è stato il progetto La Mantera, che ha avuto l'obiettivo primario di valorizzare la lana, oggi un prodotto naturale che purtroppo è stato fortemente sconfitto dalle fibre tecniche, dalle fibre sintetiche, che però grazie a questa iniziativa oggi viene rivalutato, perché l'associazione ha la possibilità di realizzare sia dei filati, sia dei capi d'abbigliamento, sia anche coperte ed altri gadget, in collaborazione con ditte che ancora sono interessate alle lane biologiche, per cui dai pochi lanifici rimasti in Abruzzo si crea anche una collaborazione con la realtà tessile pratese, che quindi mi fa ritornare anche un po' alle mie origini, e soprattutto addirittura ditte tedesche che comprano le nostre lane biologiche per produrre dei gadget assolutamente unici, come pupazzi rappresentanti agnellini e soggetti chiaramente pastorali, che in qualche modo riescono a valorizzare non poco questa preziosa materia prima.